Buongiorno e anche da parte dell'Università benvenuti, benvenuti in particolare al Sindaco di Milano Letizia Moratti e al Presidente della Consob Giuseppe Vegas. Siamo particolarmente lieti di ospitare questo salone, credo che sia la prima volta che si svolge qua in Bocconi e vorrei per questo ringraziare Assogestioni per questa opportunità, in particolare Domenico Siniscalco e il direttore generale Fabio Galli. E vorrei anche congratularmi con gli organizzatori del convegno per l'impostazione di questo salone e per l'importanza che è stata data nel programma alle questioni che riguardano il lungo periodo e la relazione tra il risparmio e lo sviluppo del Paese, di cui discuteremo proprio tra poco. Io credo che quando si parla di risparmio l'attenzione e dell'allocazione del risparmio, l'attenzione al lungo periodo sia fondamentale per non fare errori. Vorrei a questo proposito fare due brevissime osservazioni su come cambierà il mondo nel lungo periodo. Sono due osservazioni in parte scontate, ma è importante, io credo, essere consapevoli poi delle implicazioni di questi fenomeni. La prima osservazione è quanto in fretta si sta spostando il baricentro economico dall'Occidente all'Asia, a seconda di dove è il baricentro della popolazione mondiale. La tendenza di questo fenomeno è nota, ma credo che gli aspetti quantitativi e la velocità con cui questo sta accadendo siano straordinari e ricordo due numeri che riflettono le opinioni di consenso su tendenze di lungo periodo circa la composizione del PIL mondiale. Oggi l'Europa occidentale corrisponde a circa il 19-20% del PIL mondiale, il Nord America circa il 22%, e Developing Asia il 27%. Tra 20 anni è probabile che l'Europa occidentale corrisponda all'11%, Nord America il 15% e l'Asia in via di sviluppo, che a quel punto non sarà più in via di sviluppo, il 44%. Se guardiamo ancora più avanti, a 40 anni, l'Europa occidentale si riduce al 7%, Nord America all'11%, e l'Asia, non Giappone, la metà del PIL mondiale. Ora, è chiaro che in una prospettiva di lungo periodo questo vuol dire che le opportunità economiche saranno sempre più lontane dall'Italia e dall'Europa e questo ha delle ovvie implicazioni sulla importanza che si sviluppi un'industria del risparmio ancora più globale di come è oggi, perché è chiaro che una allocazione efficiente del risparmio deve richiedere un'industria globale. La seconda osservazione che vorrei fare, sempre con riferimento alle tendenze di lungo periodo, riguarda le tendenze demografiche. L'invecchiamento della popolazione sappiamo che ha degli effetti sul risparmio, sull'accumulazione delle attività finanziarie. Il risparmio segue un ciclo di vita che tipicamente ha un picco, il risparmio intorno ai 50 anni, e questo fa sì che inevitabilmente l'invecchiamento della popolazione comporterà una riduzione di quello che è una caratteristica del nostro Paese di avere flussi abbondanti di risparmio e una crescita elevata delle attività finanziarie. La recessione che ci ha colpiti ha accentuato questa tendenza perché abbiamo mantenuto i consumi a fronte di un reddito che cadeva e pochi anni fa l'Europa risparmiava più dell'area euro, intorno al 14-15%, anche 16% in certi periodi del reddito disponibile. Oggi invece l'Italia risparmia meno dell'area euro, della media dei paesi dell'area euro, il risparmio è sceso all'11-12%. Questo non è un fenomeno solo italiano, l'invecchiamento è un fenomeno anche questo globale e anche qui è facile prevedere che ci sarà un rallentamento significativo nella crescita delle accumulazioni di attività finanziarie nel mondo e nei paesi occidentali. Se mettiamo insieme questi due fenomeni,
lo spostamento del baricentro economico verso l'Oriente e le tendenze demografiche, l'implicazione è che la competizione globale per i capitali diventerà sempre più intensa, e le osservazioni che faceva Domenico Siniscalco poc'anzi e che verranno discusse tra poco saranno sempre più rilevanti. Per riuscire a crescere e a sfruttare le opportunità economiche sarà fondamentale piazzarsi bene su questa competizione per il capitale globale, e questo vuol dire avere delle regole efficienti, stabili nel tempo, che incoraggino l'afflusso di investimenti verso il paese e che facilitano il più possibile la crescita dell'industria del risparmio gestito nel nostro paese. Quindi è fondamentale discutere di questi temi. Vi ringrazio per avere scelto questa università per farlo e vi auguro buon lavoro. Grazie professor Tabellini, grazie anche dell'ospitalità, sono del risparmio all'Università Bocconi.